posso annunciarla, mi dice come posso aiutarla? Senta, ascolta, allora, la mensa più vicina da dove si trova è esattamente a Piazza del Carmine. Sa dove si trova Piazza del Carmine? Dove c'è la chiesa grande? Ecco, perfetto. Lì funziona tutti i giorni, dalle 8:15 alle 9:30 c'è un primo turno e c'è un secondo turno dalle 11 alle 12:45. 881 40 81 è il call center della solidarietà. Attivato dall'Arcidiocesi di Napoli, il numero verde è uno dei primi esperimenti in Italia per dare una risposta concreta a chi è in difficoltà. Da lunedì al venerdì, a partire dalle 10 fino alle 18, giovani e pensionati, tutti volontari, offrono la loro disponibilità a chi chiama. A chi cerca una mensa, un guardaroba, un centro d'ascolto, un posto dove dormire. A italiani ed extracomunitari, l'iniziativa è stata presentata presso la Casa di Tonia, dove ha sede il call center, dall'Arcidiocesi di Napoli, dalla CISL Campania e dalla Vodafone Italia, tutti i soggetti che hanno realizzato questo importante progetto di solidarietà. E Sua Eminenza chiama a raccolta le forze sociali, lancia un appello e nel tentativo di dare una risposta al disagio che vive la città di Napoli, ha questa intuizione che noi abbiamo definito straordinaria, di grande sensibilità come tutto quello che sta facendo da quando si è insediato, e ovviamente la risposta è arrivata, il call center adesso comincia a funzionare, in 14 giorni ci sono state 77 telefonate, quindi una media di 6 telefonate al giorno, e il disagio ovviamente a cui rispondono i volontari è un disagio che si può immaginare, 70% i soggetti maschili, 30% quelli femminili, un disagio legato alla crisi soprattutto, e un disagio che comincia a trovare una prima risposta anche in assenza di quelle strutture diurne e notturne dove fino a qualche tempo fa andavano solo i nostri immigrati, oggi ci vanno le famiglie napoletane, e siccome non ce la facciamo con le strutture istituzionali abbiamo immaginato di dover intervenire a sostegno. Quindi ancora una volta bisogna dare atto al Cardinale Sepe di avere centrato, di avere eletto questo bisogno che arriva dalla collettività, e il nostro auspicio è che accanto ai volontari della nostra organizzazione della CID ci sia una collettività che sappia rispondere, quindi sussidiarietà orizzontale per dare una mano concreta a chi ha effettivamente bisogno.